Oggi le autovetture pesano in media circa 1,5 tonnellate. Eppure, quando viaggia, un'auto mantiene il contatto col terreno solo grazie a un'area di appena 170 cm quadrati per pneumatico. Praticamente le dimensioni di una cartolina. Ma cosa succede se una o più di queste piccole zone presentano una pressione di gonfiaggio troppo bassa? È facile da identificare anche a occhio nudo. Il pneumatico si deforma, lasciando la zona centrale sollevata o con un contatto minimo al suolo. La pressione al suolo diventa elevata nell'area delle spalle, riducendo la superficie di contatto. I pneumatici con una corretta pressione di gonfiaggio, invece, restano molto più aderenti al terreno, perché non subendo picchi, la pressione data dal peso del veicolo è uniformemente distribuita sul pneumatico. Una pressione dei pneumatici troppo bassa o troppo alta può avere serie conseguenze sulla sicurezza. E non è solo la sicurezza ad essere influenzata da una corretta pressione. Anche la durata del pneumatico, così come il consumo di carburante e le emissioni del veicolo, sono strettamente connesse alla corretta pressione di gonfiaggio. Una pressione eccessiva porta ad una forte usura al centro del battistrada, mentre viceversa una pressione troppo bassa stressa le spalle del pneumatico. In condizioni di sottogonfiaggio, inoltre, il pneumatico tende ad aumentare la propria temperatura di funzionamento surriscaldandosi. Questo può portare alla rottura del pneumatico stesso. Studi hanno dimostrato che almeno il 35% dei conducenti circola con una pressione di gonfiaggio dei pneumatici non adeguata. Questo aumenta la resistenza al rotolamento, provocando un inutile dispendio di carburante. Si calcola che solo in Europa ogni anno vengono sprecati circa 3,1 miliardi di litri. Anche solo un calo di 0,6 bar comporta un aumento del consumo di carburante del 4%. Per un chilometraggio normale, con una media di 12.500 km annui, si ha un costo aggiuntivo di quasi 64 euro. Un altro motivo per cui è fondamentale controllare sempre i propri pneumatici. A partire da novembre 2014, tutte le autovetture di nuova immatricolazione nell'Unione Europea dovranno essere equipaggiate con un sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici. E il gruppo Continental sposa appieno questa politica. Oltre a ridurre il consumo di carburante, anche la sicurezza in frenata e la stabilità di marcia verranno notevolmente migliorate grazie a queste innovazioni tecnologiche. Ma precisamente, quali veicoli ne sono davvero interessati? In Europa si parla della categoria di veicoli M1, cioè tutte le vetture fino a 8 posti più conducente, in pratica quindi quasi tutte. Attualmente esistono due diversi sistemi per rilevare una bassa pressione delle gomme, i sistemi di monitoraggio diretto e indiretto. Le attuali normative UE consentono l'adozione di entrambi i sistemi, ma qual è la differenza fra le due opzioni? Analizziamoli più da vicino. Il sistema indiretto si basa sul rilevamento della rotazione del pneumatico, che viene conteggiato tramite la centralina ABS. Grazie a questi dati, il sistema calcola se la pressione di gonfiaggio è corretta o meno su tutti e quattro i pneumatici. Se uno qualsiasi dei pneumatici presenta una pressione di gonfiaggio troppo bassa, viene segnalato al conducente, anche se il sistema indiretto si accorge della presenza di un calo di pressione solo quando questa scende al di sotto di un certo livello, stabilito dal costruttore del veicolo. In tal caso i pneumatici vanno comunque controllati dall'automobilista per individuare quale si è sgonfiato. Una volta che il problema viene risolto, la spia si spegne ed è necessario resettare il sistema. Il sistema di monitoraggio diretto, invece, reagisce non appena si verifica un calo di pressione sotto il limite previsto, fornendo subito informazioni al conducente sul pneumatico interessato e su quale sia la pressione in quel momento. Questo avviene grazie al fatto che ogni singolo pneumatico è provvisto di un sensore che invia i propri dati alla centralina, che a sua volta riferisce immediatamente al guidatore qualunque cambiamento nella pressione di gonfiaggio. Ciò consente di rilevare perdite di pressione lente in tutte e quattro le gomme, ma soprattutto di individuare quella improvvisa in un singolo pneumatico, in modo tale che il conducente sappia subito qual è la gomma interessata, risparmiando tempo nel risolvere il problema. Inoltre, il sistema diretto rileva in tempo reale la pressione di tutti i pneumatici in qualsiasi momento, mantenendo quindi un controllo costante. In questo modo l'automobilista si accorge di una perdita di pressione ben prima che possa effettivamente comportare dei rischi e può risolverla immediatamente. Il gruppo Continental si sta impegnando particolarmente nello sviluppo di sistemi di monitoraggio diretto della pressione dei pneumatici. Quali saranno gli sviluppi per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici in Europa? Entro il 2015 tutti i nuovi veicoli li monteranno già come primo equipaggiamento.
Il gruppo Continental sarà da subito a vostra disposizione per offrire un supporto mirato attraverso tutte le sue divisioni. Per fornire formazione per i nuovi clienti e i loro collaboratori, dotazioni ed attrezzature per l'officina, aggiornando costantemente le informazioni sugli ulteriori sviluppi dei sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici. Questo perché siamo contemporaneamente sia costruttori di pneumatici che un gruppo all'avanguardia nella concezione di sistemi tecnologici innovativi per il settore automotive. Entro il 2014 lanceremo sul mercato un dispositivo multisensore. Si tratta di un apparecchio che faciliterà soprattutto l'attività di sostituzione dei pneumatici per i rivenditori, grazie alla sua facilità di applicazione. L'ottimizzazione di tempistiche e stoccaggio permetteranno anche di ridurre i costi di assistenza. Un altro ottimo motivo per acquistare pneumatici Continental.